Questa mostra va vista prima di tutto perché è una bella mostra e è bella perché raccoglie delle opere di arte contemporanea assolutamente magnifiche insieme a delle opere antiche che sono di grande interesse e antico e contemporaneo sono accomunate dal tema della distruzione volontaria, intenzionale dell'opera, del monumento, della raffigurazione. Questa mostra, a mio parere, ci fa pensare su quello che è successo nei millenni e che potrebbe ancora succedere, cioè la volontà di distruggere il passato, di distruggere la memoria culturale. Il museo è proprio un luogo di conservazione del passato, ma deve essere un luogo vivo e quindi richiamare qui gli artisti contemporanei significa che le opere antiche vivono in mezzo a noi e vivono non solo nel passato ma anche nel futuro.